Eccoci qui in una nuova puntata del nostro percorso di scienze umane. In questa puntata ci occupiamo dell'attenzione e della memoria, quindi due argomenti tra loro connessi, adesso vediamo perché, e in modo particolare ci focalizziamo proprio sulla memoria, che è un aspetto fondamentale che ci rende quello che siamo. Beh, iniziamo proprio con una bellissima frase di Cicerone che diceva che la memoria è tesoro e custode di tutte le cose. Noi siamo quello che siamo anche in base a quello che abbiamo vissuto, ai ricordi del nostro passato, alla memoria di quello che siamo stati. Vediamo proprio il caso di HM, un caso che ci aiuta proprio a capire quanto la memoria sia importante, perché delle volte non ci rendiamo conto, di quanto siano importanti le cose fino a che poi, non succede che le perdiamo. È stato il caso di HM. HM era un bambino di 9 anni che aveva avuto un forte trauma cranico e la conseguenza di quel trauma cranico era stata una serie di attacchi epilettici veramente molto forti. Questo era nel 1926. Inizialmente, per cercare di trovare la soluzione a questi attacchi epilettici, che erano veramente invalidanti, hanno iniziato una terapia farmacologica che però non funzionava. Poi successivamente fu sottoposto ad un'operazione chirurgica che all'epoca era una cosa veramente inaudita, era un esperimento, diciamo che lui purtroppo è stato un grande esperimento neurologico e furono asportati 25 grammi di tessuto nervoso, quindi 25 grammi di una parte del cervello. In realtà, dal punto di vista dell'operazione, l'operazione andò bene, le crisi epilettiche diventarono molto più lievi, molto più diradate nel tempo, però il problema è che HM perse la memoria. Non ricordava diverse cose, per esempio non ricordava alcune cose del proprio passato, era come se vivesse, fosse un pesciolino rosso, si dice che si ha la memoria del pesciolino rosso. Cioè non ricordava eventi del suo passato, era come se ogni giorno vivesse un giorno nuovo. Alcune azioni però le faceva, cioè tutti gli automatismi, come per esempio quello di curare il prato piuttosto che andare in bicicletta, tutte le cose operative di automatismi le sapeva fare, invece non si ricordava le cose. Morì tra l'altro nel 2008. Quindi non tanti, tanti anni fa, e diciamo che HM è stato un povero sfortunato sicuramente, però il paziente neurologico più studiato al mondo. Che cosa abbiamo imparato sostanzialmente da HM e dalla sua lezione? Beh, che innanzitutto che ci sono delle zone del cervello che sono deputate alla memoria, perché anche solo 25 grammi di tessuto nervoso gli hanno portato via la memoria. Che ci sono tra l'altro diversi tipi di memoria, perché HM aveva perso una memoria, diciamo, del suo passato, ma non aveva perso la sua memoria operativa. Quindi, la memoria a lungo termine lui l'aveva persa, mentre non era stata intaccata la memoria delle azioni quotidiane, quella esecutiva, così come quella a breve termine, perché lui le cose a breve termine se le ricordava. Il problema è che non si ricordava le cose del proprio passato, comunque magari le cose del giorno prima o di 2 giorni prima. Quello che abbiamo imparato poi, tra l'altro, dal caso di HM, è che la memoria quindi è molto complessa, è multisfaccettata, è fatta di tanti elementi e si attiva anche quando non lo pensiamo. Tipo quando facciamo delle cose in automatico, per esempio quando mangiamo, quando ci alziamo al mattino, quando ci allacciamo le scarpe, quando guidiamo la macchina, quando andiamo in bicicletta. Questi sono tutti degli automatismi che non sembra che la memoria sia inserita all'interno di questi processi. In realtà la memoria è fondamentale perché anche quando guido una bicicletta, ormai io so come si va in bicicletta o quando guido una macchina. E alla fine il nostro cervello sa perché ha degli archivi di memoria che si ricorda di come si va in bicicletta, di come si nuota, di come ci si allacciano le scarpe. E quindi io vi lascio questa slide riflettendo come deve essere vivere ogni giorno come se fosse il primo. Ci sono stati anche dei film che si sono occupati di questo aspetto. Non credo poi fosse così esaltante per HM, perché comunque i nostri ricordi, la nostra memoria storica ci rappresenta. Certo, delle volte magari alcuni ricordi vorremmo dimenticarceli, però
dimenticarsi proprio tutto non è proprio stato una passeggiata di salute per Hakem, che è stato proprio un caso emblematico, un grande paziente neurologico, il più, credo, più studiato di tutti i tempi. Al contrario, invece, c'è stato un altro caso, esattamente l'opposto di HM, che era il caso di Solomon, che era il più grande mnemonista del mondo. Cioè, una persona, questo studioso, che vedete in questa foto, che si ricordava tutto, qualunque cosa, qualunque dettaglio della propria vita, delle proprie esperienze, tutto quanto. E anche in questo caso, insomma, il troppo stroppia, cioè sia da un lato il fatto di non ricordarsi nulla, ma pensate di ricordarvi tutti i minimi dettagli. Da un lato potrebbe anche essere vantaggioso, dall'altro, insomma, deve essere molto faticoso, anche delle volte magari che qualcosa lo si butta nell'oblio, lo si mette un po' in disparte. Beh, allora, la mia domanda, quindi se volete potete scrivere qui sotto nei commenti, è come deve essere vivere un'intera vita ricordandosi di tutto nei minimi dettagli, e questo è qualcosa che vi lascio nei commenti qui sotto. Bene, adesso entriamo nel vivo, riguardo a tre attività base, umane di base. Allora, la percezione, che abbiamo già visto in una lezione dedicata, che è proprio l'acquisizione, il filtraggio, l'elaborazione di informazioni. Noi le acquisiamo attraverso i cinque sensi, le filtriamo, perché ovviamente non riusciamo a percepire tutto, e le elaboriamo. Poi però c'è anche l'attenzione e la memoria. L'attenzione è una focalizzazione, cioè il focus, la concentrazione su specifiche informazioni piuttosto che altre, che è una convergenza che vedremo è molto importante perché noi non possiamo essere attenti a tutto. E poi c'è la memoria. La memoria che cos'è? È un'attività mentale successiva alla percezione, perché prima io percepisco attraverso i cinque sensi, per esempio sto leggendo un libro, sto studiando dal libro, percepisco attraverso il senso della vista quello che sto leggendo e poi che cosa faccio? Trattengo per un certo periodo di tempo, breve o lungo, una specifica informazione, cioè quello che sto studiando, per poi recuperarla in futuro, cioè quando vado a fare l'interrogazione con il prof o la prof. Quindi la memoria è un'attività mentale che ti consente di estrapolare delle informazioni, trattenerle, quindi metterle come, pensate proprio al film Inside Out, no? Come se ci fossero una biblioteca dove noi possiamo mettere dentro le varie informazioni che abbiamo imparato, i vari ricordi che abbiamo memorizzato e poi li possiamo recuperare, possiamo prendere quel ricordo, quella informazione ed estrapolarla tutte le volte che ne abbiamo bisogno. Vediamo appunto che cos'è l'attenzione. L'attenzione è un meccanismo psicologico che consente appunto di focalizzarsi, come abbiamo detto prima, di concentrarsi su uno specifico stimolo. Diciamo che sono tre gli aspetti: l'orientamento, la selezione e il controllo. Consente di orientare le proprie risorse mentali verso determinati stimoli, perché io posso orientare un po' come se fosse una macchina per fotografica che ha un range che sta fotografando, non può ovviamente fotografare tutto, quindi io posso orientare la mia attenzione verso determinati stimoli. Seleziona le informazioni su cui focalizzare l'attenzione e consente poi di controllare in modo vigile ciò che si sta facendo. Quindi orientamento, selezione e controllo. L'attenzione selettiva, infatti si dice che l'attenzione è selettiva, proprio come un imbuto che vedete qua in questa immagine. L'imbuto che cosa fa? Raccoglie tutto, tutti gli stimoli, però poi a un certo punto c'è un bersaglio, quello che viene chiamato fuoco dell'attenzione. Io non posso stare attenta a tutti gli stimoli, perché se stessimo attenti a tutti gli stimoli non riusciremmo proprio a vivere, non riusciremmo neanche a stare concentrati, perché ci perderemmo via. Pensiamo per esempio ai bambini. I bambini non hanno ancora sviluppato l'attenzione selettiva. I bambini piccoli sono iperstimolati. Guardano una cosa, poi improvvisamente ne guardano un'altra, poi ne guardano un'altra ancora. Hanno ancora una carenza per quanto riguarda l'attenzione selettiva.
Gli stimoli a cui si presta attenzione quindi sono selezionati. Io faccio una selezione più o meno consapevole, adesso poi vediamo perché, rispetto ad altri stimoli che invece non passano la selezione, il bersaglio. Ecco, ci sono diversi tipi di attenzione. Vediamo l'attenzione spaziale, che come dice la parola è un'attenzione legata allo spazio, al nostro sguardo, a dove va lo sguardo. È chiaro che in base alla direzione dove va il mio sguardo, io presterò attenzione più ad una cosa piuttosto che un'altra. E quindi seleziono una determinata posizione, uno stimolo in un determinato posizione nello spazio. E poi c'è l'attenzione endogena e l'attenzione esogena. Quella endogena è un orientamento volontario della persona verso un determinato stimolo, quindi è un processo mentale dall'alto al basso. Quindi la persona volontariamente sta attenta a quel determinato stimolo, quindi parte da dentro, per questo che è endogena, endo vuol dire da dentro. Invece esogena è qualcosa che arriva da fuori, vuol dire che io non ho scelto volontariamente di prestare attenzione a quella determinata cosa, ma per X fattori mi ha catturato l'attenzione. Facciamo proprio l'esempio. L'esempio che si chiama effetto cocktail party. Noi siamo ad un party, stiamo parlando con degli amici, ad un certo punto un vassoio cade o si sente uno scoppio, una sirena molto forte, un rumore assordante. Ecco che il mio bersaglio, che in quel momento sono gli amici perché sto parlando con gli amici, si sposta, ma non perché io ho voluto farlo, perché c'è stato uno stimolo di intensità più elevata dal punto di vista uditivo, di intensità più elevata dal punto di vista visivo, pensiamo alle pubblicità che ci catturano l'attenzione anche in televisione, magari io non sto prestando attenzione alla televisione, in quel momento ci sono dei colori scintillanti, una musica particolare, io assisto proprio all'effetto cocktail party. Ecco che questa è un'attenzione esogena, vuol dire che la persona non ha scelto volontariamente di prestare attenzione a quello stimolo, ma per X fattori, quindi dovuti prevalentemente dall'intensità degli stimoli, io faccio un processo mentale dal basso verso l'alto. Vuol dire che gli stimoli sono talmente tanto interessanti, intensi, forti, che mi catturano l'attenzione. Infatti non risente dell'influenza di altri stimoli perché quando cade il piatto in mezzo a un party, io mi fermo e do attenzione per qualche secondo a quello che è successo. Quindi non risente di altri stimoli, perché evidentemente quello stimolo è più forte degli altri e non può essere interrotto fino a che appunto non si ripristina, il cameriere non tira su tutti i bicchieri caduti e ritorna tutta la normalità, allora si può ritornare con lo stimolo precedente, quindi in questo caso a parlare con gli amici. Eccoci qua, vediamo le competenze dell'attenzione, che sono l'integrazione, il filtraggio, l'attività di ricerca e l'effetto priming. L'integrazione è la capacità proprio di mettere in relazione diverse caratteristiche dello stimolo, cioè io presto attenzione, è un po' come dei pezzi del puzzle, prendo dei pezzi del puzzle e li unisco insieme, li integro. Faccio anche un filtraggio, l'abbiamo detto prima, cioè sono in grado di filtrare, cioè di analizzare, di ignorare alcuni stimoli meno importanti. Faccio anche un'attività di ricerca, cioè proprio con il sondino cerco, individuo un oggetto nel mio campo visivo. E poi c'è l'effetto priming, scusate. L'effetto priming è l'elaborazione precedente delle informazioni che influenza l'elaborazione delle informazioni successive. Quindi io ho prima elaborato, mi sono fatta una prima impressione e questa prima impressione delle informazioni a cui ho prestato attenzione va ad influenzare l'elaborazione delle informazioni successive. Quindi è sostanzialmente il concetto della prima impressione. La prima impressione conta, si conta perché la nostra attenzione si orienta successivamente in base alla prima impressione e quindi la prima impressione conta assolutamente.
Ecco, vediamo velocemente quali sono i modelli teorici dell'attenzione, che si suddividono sostanzialmente in due tipologie. I modelli dei limiti, che vanno a vedere gli aspetti dei limiti della nostra attenzione, quindi l'aspetto un po' negativo di quelli che sono i nostri limiti, e i modelli invece delle capacità, che guardano invece l'aspetto delle nostre capacità, della nostra capacità come esseri umani di prestare attenzione. I modelli dei limiti sono il modello del filtro di Broadbent, il modello del filtro attenuato di Treisman e il modello della selezione della memoria di Norman. Invece i modelli delle capacità sono il modello di Kahneman, che è molto famoso e che si è focalizzato appunto sulla nostra capacità di prestare attenzione a determinati stimoli. Eccolo qua, i modelli dei limiti dell'attenzione. L'effetto collo di bottiglia è proprio il modello tipico del filtro di Broadbent, che dice che noi abbiamo un filtro, come abbiamo visto prima, un po' un imbuto, un collo di bottiglia che filtra i dati. Solo alcuni stimoli vengono registrati consciamente, gli altri vengono completamente lasciati nel collo di bottiglia. Il modello invece del filtro attenuato di Treisman è un po' più attenuato, cioè dice che c'è un effetto collo di bottiglia, ma questo è attenuato, cioè esiste un filtro, ma non blocca completamente l'accesso ad alcune informazioni, cioè lo attenua. È un po' come quando si mette una garza per cercare di filtrare un contenuto, non è che non lo fa passare, lo filtra, cioè toglie delle cose. E quindi è comunque attenuato. Invece il modello della selezione della memoria di Norman parla dell'effetto selezione a posteriori, cioè dice che tutto viene riconosciuto, quindi non c'è l'effetto collo di bottiglia, tutto viene preso come se fosse in un calderone, ma solo dopo, successivamente, viene cancellato ciò che non si ritiene rilevante. Quindi in sostanza Broadbent e Stresemann ritengono ci sia un effetto collo di bottiglia, uno un po' più forte, l'altro un po' più attenuato, quindi una selezione all'ingresso delle informazioni. Invece il modello di Norman dice: io faccio entrare tutto, sto attento a tutto, poi però limito, è per quello che fa parte del modello dei limiti, limito e cancello quello che non mi serve, quello che non è importante. Invece vediamo il modello di Kahneman dell'attenzione divisa, perché è importante sottolineare, prima abbiamo parlato di attenzione selettiva, l'attenzione divisa è la capacità che tutti i soggetti hanno di poter prestare attenzione a due cose contemporaneamente, certo non sempre in modo al 100% dell'attenzione, adesso poi vediamo cosa succede. Il modello di Kahneman sostiene che abbiamo una ridotta capacità di svolgere compiti che richiedono attenzione e dobbiamo distribuire le nostre risorse su diversi compiti. Quindi la quantità di attenzione disponibile varia a seconda del livello di arousal, che può voler dire, arousal vuol dire l'attivazione, cioè la nostra capacità di prestare attenzione, che non è detto che non è uguale per tutti, perché io posso prestare attenzione di più a determinate cose, oppure di più in un determinato momento della giornata, perché magari sono più attenta al mattino e meno attenta al pomeriggio. Prima di lasciarci alle spalle l'attenzione per passare alla memoria, volevo farvi vedere i tre effetti che sono stati studiati per quanto riguarda i modelli teorici sull'attenzione selettiva, che sono l'effetto Stroop, l'effetto Simon e l'effetto Navon. Vediamo proprio l'effetto Stroop. Io adesso vi chiedo di leggere e di dire a voce alta il colore delle parole scritte qui sotto. Vai! Ecco, che cosa è successo? Succede che, per esempio, nella prima parola la scritta che è verde è diversa rispetto al colore. Invece, nel secondo caso, giallo, la scritta è uguale al colore. Quindi, in questo caso c'è un'incongruenza, i due stimoli sono incongruenti perché la scritta è diversa rispetto al colore e in questo caso è congruente. Qui invece blu è uguale e rosso invece è incongruente. L'effetto Stroop ci dice sostanzialmente che quando ci sono due stimoli incongruenti tra di loro, quindi nel caso del verde, ci si mette di più tempo per rispondere. Quindi praticamente è molto più lungo il tempo di risposta.
L'effetto stroop, però, è del tutto assente quando si chiede alla persona di leggere solo la parola e non dire il colore della parola, perché io vi ho chiesto prima nell'esercizio di dire il colore della parola. Quindi se io vi chiedessi adesso di leggere la parola, sarebbe molto più facile, molto più veloce, l'effetto stroop non c'è. Quindi è importante e interessante questo aspetto della congruenza. Un altro esempio invece è l'effetto Simon. Vengono posizionate le persone davanti a due pulsanti, uno a destra e uno a sinistra, e davanti ad una schermata tipo questa, dove appariranno dei quadrati o dei triangoli. Allora la persona viene chiesta di premere il pulsante a sinistra quando vede un quadrato e di premere il pulsante a destra, alla sua destra, quando compare un triangolo. Cosa succede? Si è notato che i tempi di reazione sono più veloci quando la posizione dello stimolo e la posizione del pulsante sono congruenti. Quindi il quadrato a sinistra, per il quadrato, quando si vede il quadrato bisogna cliccare il pulsante a sinistra. In questo caso, invece, come vedete, il quadrato è a destra, quindi praticamente il quadrato è a destra, alla nostra destra. Però bisognava schiacciare il pulsante a sinistra e quindi questo è un'incongruenza e allora i tempi si dilatavano. Questo per dimostrare anche l'effetto Simon, che è più o meno la stessa dimostrazione dell'effetto Stroop, per dimostrare che delle volte stimoli incongruenti possono rallentare i tempi di attenzione e di reazione. Stessa cosa vale per l'effetto Navon, solo che vengono usate delle lettere. In questo caso abbiamo due lettere grandi, la A e la A, e poi due lettere piccole. In questo caso sono congruenti perché è sempre la A, e in questo caso invece sono incongruenti. Quindi la stessa cosa vale per l'effetto Navon, cioè l'incongruenza rallenta i tempi di reazione da parte dell'individuo. Questi sono alcuni degli esercizi o degli effetti che ci segnalano quanto la nostra attenzione sia comunque labile e sia molto selettiva. Io devo selezionare anche perché non posso stare attento a tutto, non sarebbe neanche evolutivamente corretto proprio perché devo dare attenzione alle cose più importanti o le cose che ritengo più importanti per me in quel momento. Ed è proprio per quello che ci sono delle interferenze e vediamo proprio due tipi di interferenze, l'interferenza strutturale e l'interferenza a doppio compito. L'interferenza strutturale è un'interferenza come per esempio quando leggo un libro e parlo con una persona. È difficile riuscire a concentrarsi quando leggo un libro e parlo con una persona, perché comunque le due attività proprio hanno la stessa struttura, cioè quando parlo con una persona devo utilizzare il pensiero e quando leggo un libro devo utilizzare il pensiero ugualmente. Invece l'interferenza a doppio compito è un'interferenza, diciamo, meno strutturale, perché in questo caso i due compiti vanno parallelamente, cioè hanno delle strutture mentali diverse. Io posso guidare e parlare con una persona, cercando di non distrarmi. È una cosa che è fattibile, non posso di certo però guidare mentre leggo un giornale, perché la guida implica l'utilizzo della vista, anche il giornale implica l'utilizzo della vista. Invece se io guido e ascolto la musica, guido con la vista, ascolto la musica con l'udito. Certo, è sempre un'interferenza, infatti delle volte si spegne la radio quando si sta attenti ad una strada che non si conosce. Si cerca di non parlare, non ci si deve distrarre, quindi si chiede anche alle persone che sono in macchina di stare in silenzio. Però è un'interferenza a doppio compito che è fattibile perché io posso guidare e nel frattempo posso ascoltare la musica o ascoltare un podcast, per esempio. Invece l'interferenza strutturale è un'interferenza in cui i due compiti hanno a livello di struttura mentale la stessa cosa, quindi io non posso appunto guidare e nello stesso tempo leggere un libro. Perché abbiamo iniziato con l'attenzione? Perché l'attenzione è la base fondante della memoria, che adesso vediamo in modo più preciso e approfondito. Prima di iniziare, però, chiedo a te che cos'è la memoria, una definizione di memoria e quanto è importante per te la memoria e perché è importante. Prima poi di dare una definizione e di scoprire che cosa gli studiosi di psicologia hanno teorizzato riguardo alla memoria.
Allora, iniziamo a teorizzare che cos'è la memoria. Innanzitutto diamo una definizione, diciamo che è un'attività mentale, successiva alla percezione, l'abbiamo detto prima, che ci consente di fare due cose, di trattenere delle informazioni e di recuperarle in un futuro. Una cosa fondamentale da dire che è il caso di HM, ce lo ha insegnato molto bene, è che non c'è una sola memoria, ma ci sono più memorie. E io ve ne cito alcune, anche se ce ne sono tante altre, poi sono state rilevate tante altre. La memoria visiva, quella iconica, quella che ci consente di memorizzare degli aspetti visivi, quindi delle immagini, delle icone. Delle mappe e via dicendo, la memoria a breve termine che si contraddistingue in due tipologie, la memoria fonologica e la memoria visuospaziale. Fonologica riguarda l'aspetto verbale, invece la memoria visuospaziale riguarda l'aspetto visivo e dello spazio. Poi lo vediamo in modo più approfondito dopo. E poi c'è la memoria a lungo termine, memoria a lungo termine che è composta dalla memoria semantica, quella episodica, quella emozionale e quella procedurale. È il nostro, la nostra, diciamo, magazzino, vero e proprio. Non è uno sgabuzzino come può essere la memoria a breve termine, adesso lo vediamo, che rappresenta proprio, come dire, uno sgabuzzino di transito dove passano informazioni, ma la memoria a lungo termine è un vero e proprio, magazzino di stoccaggio e di, un po' una biblioteca, ecco, che trattiene, che tiene al suo interno tutti i libri che ci sono. E adesso vediamo proprio nello specifico, che cos'è la memoria a breve termine e che cos'è la memoria a lungo termine. Allora, abbiamo detto che la memoria visiva è il fotografo che fotografa immagini, fotografa persone. Noi, grazie alla memoria visiva, ci ricordiamo i volti delle persone, ci ricordiamo di un determinato oggetto e via dicendo. La memoria a breve termine, invece, è la memoria di lavoro, viene anche chiamata memoria di lavoro. È il primo magazzino d'ingresso delle informazioni che dobbiamo imparare sul momento, ma che poi possiamo anche dimenticare. Per esempio, quando qualcuno vi chiede di ricordare un numero di telefono. Mi devo ricordare un numero di telefono per digitarlo sul cellulare, ma subito dopo me lo dimentico. Quindi uso la memoria di lavoro, viene chiamata anche così. È un piccolo magazzino perché comunque ha una capacità molto limitata. Può contenere circa 7-9 unità di informazioni, secondo Miller, e per poco tempo, circa 30 secondi. Questo ovviamente sono dei dati indicativi. Come vi dicevo, è anche detta memoria di lavoro da due psicologi britannici che sono Bradley e Hitch, e i due hanno delineato proprio un modello tripartito della memoria di lavoro formato dalla memoria fonologica, che è caratterizzata dalle informazioni acustiche e verbali, dalla memoria visuospaziale, che è la posizione e la forma degli oggetti nello spazio, e infine dal sistema esecutivo centrale, che consente proprio il passaggio delle informazioni da questi magazzini ai processi cognitivi, quindi alla parte più alta, quindi per poter essere utilizzati. Quindi è formato un modello tripartito della memoria di lavoro, lo ripeto, formato da memoria fonologica, memoria visuospaziale e sistema esecutivo centrale. Arriviamo alla memoria a lungo termine, non è più un magazzino, non è più uno sgabuzzino, ma è un vero e proprio stoccaggio, è un magazzino permanente dove le informazioni rimangono e possono essere recuperate in qualsiasi momento. Pensiamo anche alla biblioteca dove ci sono i libri e li rimangono, poi possono uscire, rientrare, essere portati in prestito, ritornare indietro, eccetera. La memoria a lungo termine è costituita da quattro altre memorie, che sono la memoria semantica, legata proprio alle nozioni che noi impariamo, quindi la definizione di una cosa, la formula chimica, la formula matematica, quanto dista una città dall'altra, quindi tutte le nozioni che noi apprendiamo. La memoria episodica, che riguarda gli episodi, i ricordi della nostra vita. La memoria emozionale, che è strettamente connessa con quella episodica, perché riguarda i ricordi e gli eventi molto emozionanti, sia nel bello che nel brutto, quindi anche dolorose e sofferenti, e poi la memoria procedurale, cioè quella che riguarda le procedure, gli automatismi, quella che il povero HM aveva mantenuto, riusciva a fare, cioè il fatto di
come guidare, come fare giardinaggio, come si nuota, eccetera, eccetera. Questa è la memoria procedurale, perché riguarda le procedure, che è quella che di solito le persone che hanno la malattia di Alzheimer o comunque che hanno una demenza senile continuano ad avere, riescono a mantenere una buona memoria procedurale, e invece è la memoria episodica che viene un po' meno. C'è poi anche un tipo di memoria che si chiama memoria prospettica, perché è nella prospettiva del futuro. È proprio la memoria del nostro futuro, la memoria che ci consente di ricordarci che cosa faremo domani, che appuntamento avremo tra una settimana. È un po' la nostra agenda interna al nostro cervello che ci ricorda che cosa dobbiamo fare nel futuro. E in questo caso si chiama memoria prospettica. Vediamo adesso di parlare delle varie teorie sulla memoria, che si dividono sostanzialmente in tre macro teorie, che sono le teorie associazioniste, le teorie strutturaliste e le teorie cognitive. Iniziamo con le teorie associazioniste. In modo particolare abbiamo la teoria di Hermann Ebbinghaus, vissuto tra il 1850 e il 1909. Lui era uno psicologo tedesco e diciamo che è stato il primo studioso della memoria. Secondo Ebbinghaus la memoria è associativa, cioè uno stimolo è associato ad un altro e quindi quando se ne rievoca uno, se ne rievoca un altro inevitabilmente, quindi sono associati tra di loro. Che cosa ha fatto? Lui ha fatto diversi test su se stesso, è stata la sua cavia è stato lui stesso, con elenchi di sillabe senza senso logico, quindi lui ha messo un elenco di varie sillabe senza un senso, quindi non c'era un senso logico. E scopre grazie a questi esercizi diversi meccanismi e vediamo insieme quali sono i meccanismi che scopre. Innanzitutto che si dimentica più facilmente nelle prime ore dopo la memorizzazione, quindi è paradossale che la curva dell'oblio aumenta nelle prime ore dopo la memorizzazione, successivamente la cosa si stabilizza. Quindi il momento critico per la perdita delle informazioni che ho memorizzato sono proprio le prime ore dopo la memorizzazione. Facciamo un esempio. Io adesso studio qualcosa, memorizzo qualcosa, imparo a memoria per esempio una poesia, le prime ore dopo aver studiato la poesia sono le più critiche, quindi il momento in cui probabilmente la traccia amnestica, cioè la traccia di memoria, va a perdersi, successivamente invece poi si stabilizza, rimane abbastanza stabile. Ecco qui infatti un'immagine della curva dell'oblio. Ma non ha scoperto solo questo. Un'altra cosa importante, quindi il punto 2, è più fatichi e più impari. Quindi secondo Ebbinghaus bisogna fare un po' di fatica per imparare. E la ripetizione è importante per la memorizzazione. Noi oggi sappiamo che la ripetizione è importante sì, ma non è sufficiente per memorizzare, perché la ripetizione poi ti porta ad un rischio di oblio, quindi di adesso poi scopriremo esattamente che cos'è l'oblio, comunque la cancellazione, la dimenticanza delle cose imparate, perché la sola ripetizione non è sufficiente, però sicuramente è importante. Poi un altro aspetto importante che dice Ebbinghaus è che è meglio l'apprendimento distribuito piuttosto che quello massivo, e questo è utile per molti studenti, perché è inutile studiare, fare il tour de force il giorno prima della verifica o il giorno prima dell'interrogazione per imparare le cose. È meglio piuttosto suddividere l'apprendimento, quindi distribuire l'apprendimento in più tranche. Questo vale anche per gli studenti universitari. Fare step by step, punto per punto, poi c'è un corso specifico sul mio canale YouTube proprio di apprendimento efficace, dove suggerisco di crearsi l'agenda dello studio, quindi oggi faccio da pagina 2 a pagina 65, domani faccio quest'altra cosa, eccetera. E poi c'è l'effetto seriale, cioè ci ricordiamo maggiormente gli elementi iniziali e finali di un elenco. Questo è abbastanza tipico quando si fa per esempio un elenco di 10 parole e generalmente ci si ricorda maggiormente quelle iniziali e quelle finali. Queste sono le scoperte che ha fatto Hermann Ebbinghaus, che è stato un grande studioso, uno psicologo grande studioso della memoria.
Ma non abbiamo finito qui con Ebbinghaus perché ci sono anche le strategie di recupero, cioè lui si è posto anche il problema su come recuperare le informazioni. Quindi ho memorizzato, cioè e dentro il mio cervello ci sono delle scatoline che hanno memorizzato. Come faccio io a recuperare quelle informazioni? Quindi un po' come in una sorta di biblioteca all'interno del nostro cervello ci sono tanti piccoli libri, come faccio a recuperare quel libro che mi serve? Attraverso due strategie, le strategie di rievocazione e di riconoscimento. La rievocazione è la libera o seriale rievocazione, quindi il richiamo, e significa ricordare l'esatto ordine di presentazione. Quindi rievocazione, rievoco, quindi rievocare vuol dire evocare nuovamente quelle informazioni esattamente così come mi sono state presentate, quindi per esempio l'elenco di 10 parole così come sono state presentate. E poi c'è il riconoscimento, c'è uno stimolo già noto da riconoscere all'interno di una serie di altri stimoli, quindi riconosco, quindi conosco nuovamente, sono importanti le parole, vedete, rievocare vuol dire e ricordare di nuovo. Riconosco invece all'interno di un insieme di stimoli, io conosco nuovamente quello stimolo perché l'ho già visto. E un'altra cosa importante che ha suggerito Ebbinghaus nei suoi studi è che le informazioni vengono prima di tutto immagazzinate nella memoria immediata o a breve termine, che è MBT, viene chiamata, dalla quale sono in seguito trasferite ad un magazzino più permanente, più consistente, più grande di memoria, che è proprio la memoria a lungo termine, MLT. Quindi Ebbinghaus ha fatto questa importante scoperta, cioè che noi abbiamo due magazzini, un magazzino piccolo di stoccaggio momentaneo, che è la memoria a breve termine, breve per l'appunto perché rimane lì quel prodotto, quel pacco per poco tempo per poi essere o cancellato oppure trasformato in memoria a lungo termine. Vediamo anche due processi fondamentali della memoria. Uno l'abbiamo già visto, che è la curva dell'oblio. Poi nella parte finale della lezione ci occuperemo proprio nello specifico dell'oblio. L'oblio, ve lo anticipo, è sostanzialmente il dimenticarsi, cioè sostanzialmente il cancellare, un po' come se il nostro cervello avesse la funzione cestino che noi abbiamo nel nostro computer. L'oblio è proprio quello, cioè il cestinare permanentemente il nostro stimolo, comunque l'informazione. Nelle prime ore successive all'apprendimento si assiste ad un decadimento della traccia amnestica, l'abbiamo visto prima, per poi recuperarla con il passare del tempo e delle ripetizioni, cioè più ripeto e più memorizzo. Quindi la curva dell'oblio è una cosa che è stata teorizzata da Ebbinghaus, ma c'è anche la curva della ritenzione, quindi dall'altro lato c'è sia la curva della dimenticanza, dell'oblio, ma anche la curva della ritenzione, che è complementare alla precedente, all'inizio è modesta, ma incrementa con il passare del tempo. Quindi è incredibile come ci dimentichiamo maggiormente le cose subito dopo che le abbiamo imparate, poi dopo la curva dell'oblio si stabilizza, invece al contrario la ritenzione aumenta. Quindi più ripetiamo, più impariamo, che è poi quello che facciamo, no? Per imparare, per studiare, si studia, si ripete e piano piano la curva della ritenzione, quindi quanto riesco a trattenere il pacco di informazioni, è maggiore. Ma vediamo alle teorie strutturaliste con Frederick Bartlett, vissuto tra il 1886 e il 1969. Era uno psicologo britannico che si è approcciato agli studi della memoria in modo decisamente diverso rispetto a quello di Ebbinghaus. Infatti lui era contrario alle teorie associazioniste perché ritengono che la memoria non sia un processo di immagazzinamento passivo, quindi io prendo e porto a casa il pacco, in cui il ricordo costituisce, co
consiste in una riproduzione dello stimolo, ma al contrario, secondo Bartlett e le teorie strutturaliste, la memoria è costituita da strategie attive attraverso cui viene elaborata la costruzione delle informazioni in memoria. Quindi, in sostanza, le teorie associazioniste è: io prendo il pacco, pensiamo proprio come se fosse un sistema di stoccaggio di questi pacchi, visto che l'online, le compere online stanno andando molto in questo periodo, questo sistema di stoccaggio io ricevo, però non lo elaboro più di tanto, è una realtà passiva. Invece, secondo Bartlett, la memoria è assolutamente attiva e lui ha fatto un esperimento interessante. I partecipanti dovevano ascoltare un racconto e successivamente esporlo ad altre persone. Che cosa è successo in questo racconto? Potete anche farlo in classe o comunque fare delle prove anche voi. Sostanzialmente il raccontare nuovamente aveva provocato che cosa? L'accorciamento, quindi fare un riassunto del racconto, la semplificazione. Poi venivano tralasciati alcuni dettagli secondo a livello culturale più importanti o meno importanti, quindi qualche dettaglio veniva tralasciato e venivano riformulate alcune parti del racconto che potevano sembrare ambigue o equivoche, quindi veniva riparafrasato. Quindi, che cosa ha capito Bartlett? Che sostanzialmente la memoria è un processo attivo. Io non prendo, porto a casa e rievoco la traccia amnestica esattamente così come l'ho appresa, ma la rielaboro attivamente. Quindi quando rievochiamo una traccia, noi la ricostruiamo in modo soggettivo, in base al nostro vissuto, in base a quello che riteniamo più opportuno, accorciando, semplificando, tagliando o delle volte anche aggiungendo dei dettagli che non ci sono. Pensiamo al telefono senza fili. Se io do un'informazione ad una persona e ho 10 persone, poi piano piano questa informazione passa da una persona all'altra, è probabile che questa informazione non arrivi esattamente identica all'ultima persona, alla decima persona, perché verrà un po' trasformata. E questo è un gioco che viene fatto sin da quando si è piccoli, proprio per indicare quanto poi la memorizzazione e la rielaborazione delle informazioni sia molto soggettiva. Ma veniamo alle teorie cognitive con Atkinson e Shiffrin, che ritengono che la mente è costituita da processi interni invisibili studiati in modo scientifico. L'uomo, tra l'altro, è un soggetto dinamico, secondo le teorie cognitive, in grado di intervenire sulle informazioni e di rielaborarle. Quindi in questo caso è molto simile alle teorie strutturaliste perché ritiene che appunto c'è una rielaborazione. Cognitive vuol dire che vanno a lavorare proprio sull'aspetto mentale. E secondo Atkinson e Shiffrin c'è un modello multiprocesso di input e output, quindi prendo le informazioni ed estrapolo le informazioni in uscita, costituito da tre stadi diversi. Il registro sensoriale, cioè la capacità di mantenere in modo fedele le informazioni, cioè mi arrivano le informazioni a livello sensoriale, quindi attraverso i cinque sensi. Voi adesso state seguendo una lezione e io sto parlando, oltre a facendovi vedere una slide, quindi attraverso la vista e l'udito voi state studiando. Quindi questo è un registro sensoriale, voi state registrando nel vostro computer di bordo che è il cervello le informazioni che io vi sto veicolando. Cosa succede poi una volta che vengono incanalate? C'è prima il passaggio nella memoria a breve termine, che abbiamo detto che è il nostro magazzino iniziale di stoccaggio, che conserva le informazioni per mezzo minuto. E si riescono a ricordare più o meno 7 o 9 cose, perché abbiamo detto che non è molto vasto questo magazzino. È costituito da tre sottosistemi, che sono il circuito fonologico, quindi l'aspetto legato all'udito, il taccuino visuo-spaziale, quindi voi adesso state guardando una slide, o comunque, per esempio, vi potete muovere nello spazio, e l'esecutivo centrale, che esegue l'informazione, prende, è un po' come se fosse l'omino che prende i pacchi e li mette a posto all'interno della memoria a breve termine per mezzo minuto. E ad un certo punto c'è un passaggio
verso un magazzino molto più ampio e molto più permanente, diciamo, dove l'informazione rimane per molto più tempo, che è la memoria a lungo termine. Pensate ad un magazzino potenzialmente illimitato, potenzialmente grande. Però attenzione, la semplice ripetizione, quindi la ripetizione delle informazioni quando studiate, non è sufficiente a determinare il passaggio dell'informazione dalla memoria a breve termine alla memoria a lungo termine. Non è di default che dal magazzino di breve termine passa l'informazione a lungo termine. È molto importante che il materiale venga elaborato e organizzato all'interno di strutture, di categorie già presenti nella memoria a lungo termine. Quindi mi raccomando che non è che questo passaggio da memoria a breve termine a memoria a lungo termine avviene di default, non viene necessariamente, perché potrebbe perdersi l'informazione all'interno della memoria a breve termine e quindi non passare alla memoria a lungo termine. E quindi come risultato ovviamente abbiamo la non ricordo di quell'informazione. Vediamo un po' insieme i tipi di memoria. Allora, con una grande premessa che ormai ci sono in letteratura tantissimi tipi di memoria diversi, io vi cito quelli che sono i più citati in letteratura, quelli più conosciuti, forse anche quelli più importanti per quelle che poi saranno le patologie che tratteremo in questa lezione. Innanzitutto c'è la memoria esplicita, che è la memoria, è la capacità di conservare informazioni che riguardano specifici eventi successi nella propria vita. Quindi la memoria esplicita ci fa ricordare il nostro matrimonio, la nascita dei nostri figli, piuttosto che un evento importante, una gara importante che abbiamo fatto. Mentre la memoria implicita è la capacità di ricordare senza averne consapevolezza. Sono degli apprendimenti che rimangono dentro la nostra memoria senza ormai e che sono dati per scontati, sono dati di default. Per esempio, io è da tanto tempo che non vado in bicicletta, ho imparato comunque ad andare in bicicletta quando ero piccola, quindi so andare in bicicletta. Se adesso mi mettessero di fianco una bicicletta, saprei andare in bicicletta perché ormai ho una memoria implicita che mi ricorda come si fa ad andare in bicicletta. Questo vale anche per guidare, per nuotare, anche se non lo si fa per tanto tempo. Queste sono rimaste nella nostra memoria implicita perché implicano generalmente proprio dei movimenti che il nostro corpo si ricorda. Poi abbiamo la memoria retrospettiva, cioè che riguarda i ricordi del nostro passato. Retrospettiva, quindi che guarda indietro verso il nostro passato, quindi i nostri ricordi di cosa abbiamo fatto, degli eventi che abbiamo vissuto, eccetera. Poi c'è la memoria prospettica, che invece è la memoria che va verso l'avanti, quindi gli eventi futuri. Mi ricordo per esempio di fare qualcosa domani, è la nostra, come abbiamo detto prima, agenda interna. E poi c'è un'altra memoria molto importante che è la memoria autobiografica, che è la capacità di conservare le informazioni legate a noi stessi e della nostra identità e nello specifico proprio ci occupiamo della memoria autobiografica nella prossima slide. Eccoci, quindi è la capacità di conservare le informazioni legate a sé. Riguarda la nostra personalità, la nostra identità, il ruolo che abbiamo, la nostra unicità, il nostro sentirci originali e utili. Ed è estremamente importante la memoria autobiografica perché noi sappiamo chi siamo proprio grazie a questa memoria di sé, nostra. E aiuta le persone a rielaborare proprio la conoscenza di se stessi, orienta il nostro pensiero proprio perché attraverso il fatto che noi sappiamo chi siamo, possiamo appunto scegliere, ricordarci chi siamo in ogni momento e ovviamente questo orienta i nostri pensieri e le nostre azioni. I ricordi autobiografici rappresentano l'appartenenza della persona anche a livello sociale, perché io so chi sono all'interno della società.
E questo è molto importante. La memoria autobiografica può ricordarci di alcuni eventi importanti, quindi come possiamo vedere alcuni tipi di memoria si intrecciano, quindi la memoria per esempio retrospettiva, esplicita, con la memoria autobiografica, cioè il momento in cui io sono andata al primo giorno di università, il matrimonio, la nascita di un figlio. Attenzione che poi ci sono dei ricordi che sono consapevoli, che vengono chiamati memory, e ricordi inconsapevoli, che sono i ricordi to remember. Quindi ci sono due tipologie di ricordi, quelli consapevoli, memory, e ricordi inconsapevoli, che sono i ricordi to remember. Rimanendo sempre sulla memoria autobiografica, vediamo insieme le teorie relative proprio alla memoria autobiografica. Troviamo la teoria di Galton, che è un approccio classificatorio botanico con una tecnica di studio chiamata cueing, che è l'innescamento, che consiste in un questionario su un particolare evento della vita quotidiana e le associazioni presentate liberamente a seguito di una parola stimolo. Quindi sostanzialmente il risultato di questa ricerca è che la tendenza sistematica della mente è quella proprio di riorganizzare, di categorizzare, di condensare i ricordi in poche strutture costanti. Quindi, nella teoria di Galton abbiamo che la nostra memoria è una memoria classificatoria, una memoria che cerca di riorganizzare. E poi abbiamo la teoria di Ribot, che è dove l'individuo ha bisogno di ricordi, di punti di riferimento. C'è una forte continuità tra aspetti biologici e aspetti psicologici, ossia la consapevolezza del ricordo è un elemento sovrapposto a quelli biologici e quindi sostanzialmente instabile. La sostanza è che noi abbiamo bisogno di ricordi, punti di riferimento, abbiamo dei ricordi fissi, forse quelli più carichi emotivamente, sia dal punto di vista positivo che negativo, e sono un po' i nostri punti di riferimento. Anche quando ricordiamo, per esempio, una persona scomparsa, abbiamo dei ricordi specifici, magari di eventi non particolarmente eclatanti, ma abbiamo dei ricordi di punti di riferimento. Poi abbiamo Freud che dice che i sintomi psichici sono dovuti ad un blocco ricorsivo della memoria autobiografica. Quindi la memoria autobiografica si blocca. Perché qualche materiale viene messo, viene rimosso, quindi viene cancellato dalla memoria consapevole, viene buttato nel calderone dell'inconscio e quindi i sintomi psichici riemergono proprio perché non c'è una consapevolezza e una apertura nei confronti della memoria autobiografica che viene un po' censurata. E poi c'è la teoria di Brunner, che parla di narrazione autobiografica, che consente una testimonianza di sé e permette di interpretare quello che è accaduto. La narrazione autobiografica è bellissimo, il fatto di poter parlare di sé, di poter dare, come dire, un'idea della propria identità, non solo con gli altri, ma anche eventualmente con se stessi, attraverso per esempio un diario, attraverso un dialogo con se stessi, che delle volte è anche auspicabile perché la persona riesce a conoscersi meglio, a far emergere la propria identità e il proprio vero sé. Ecco, una domanda che vi pongo adesso è se noi ricordiamo tutto. Vi ricordate di Solomon Shereshevsky? Che si ricordava tutto, ecco, a parte quel caso lì, che era un caso ovviamente anomalo, e molto particolare, noi ci ricordiamo tutto? Beh, la risposta è abbastanza semplice, no, non ci ricordiamo tutto. E abbiamo visto nel caso di Solomon che, non è proprio così bello ricordarsi tutto quanto. E adesso vediamo proprio insieme il concetto di oblio e il concetto di amnesia. E veniamo proprio al concetto di oblio, cioè al fatto che a un certo punto le informazioni arrivano, l'abbiamo detto, attraverso i canali sensoriali e vengono elaborate, vengono trattenute quelle più utili, quelle più importanti, quelle cariche emotivamente, sia dal punto di vista positivo che negativo, e poi alcune vengono eliminate le informazioni meno utili, meno importanti, attraverso quella che viene chiamata economia mentale.
Attenzione, perché questa economia mentale non è necessariamente un fenomeno negativo, perché senza la possibilità di dimenticare svanirebbe la nostra capacità di ricordare, il nostro magazzino sarebbe troppo pieno, diventerebbe un magazzino stracolmo, non ci sarebbe ordine, non ci sarebbe capacità anche appunto di ricordare le cose più importanti, perché avremmo un magazzino veramente troppo pieno, ecco, il troppo poco, il troppo stroppia sempre. E quindi l'economia mentale è fondamentale, il fatto che non ricordiamo tutto è anche un bene, è utile, e adesso dobbiamo vedere innanzitutto quali sono le cose, nelle prossime slide che ci ricordiamo maggiormente. Ma veniamo prima alle teorie sull'oblio, che sono sostanzialmente tre: la teoria del decadimento, la teoria del disuso e la teoria dell'interferenza. La teoria del decadimento dice che la traccia amnestica va cancellandosi e deteriorandosi nel tempo, quindi decade, piano piano la memoria va a perdere dei pezzi. Però ecco, c'è una critica io ho scritto ma perché è il limite di questa teoria, perché se fosse così gli anziani non dovrebbero ricordare nulla del passato e in realtà non è così, anzi, gli anziani hanno per esempio una memoria retrospettiva di solito ben conservata. La teoria del disuso invece, se un ricordo viene rievocato, spesso non si cancella, quindi il fatto che io ripeto sempre quella cosa in memoria, allora vuol dire che non la cancello. Attenzione che in questo caso c'è un limite a questa teoria, perché questa teoria non spiega come mai alcuni ricordi del passato possono riaffiorare spontaneamente anche senza rievocarli. E poi c'è la teoria dell'interferenza. Un nuovo apprendimento si sovrappone a quelli remoti, quindi c'è una sorta di sovrapposizione. Oppure, al contrario, un apprendimento remoto si sovrappone a quello più recente. Quindi c'è un cambio pacco, ecco, un cambio pacco all'interno di questa teoria che viene chiamata teoria dell'interferenza, perché c'è un'interferenza visto che viene cambiato il pacco. Quindi o cambio file, prima ho il file A, poi improvvisamente ci sovrascrivo sopra il file B, ok? Che cosa ricordiamo meglio in sostanza? Beh, due cose sostanzialmente. Ciò su cui focalizziamo la nostra attenzione, quindi noi ovviamente dobbiamo prestare attenzione per poterci ricordare meglio le cose, e poi ciò che è carico emotivamente, sia dal punto di vista positivo sia dal punto di vista negativo. Tutto ciò che è carico positivamente viene ricordato maggiormente proprio perché ha questa carica di positività. Ma infatti, e di o di negatività, ma infatti delle volte succede che proprio ci ricordiamo maggiormente nel nostro passato ciò che è forte, che è stato forte dal punto di vista emotivo, ripeto, o positivamente o negativamente. Provate a pensare ai ricordi che avete del vostro passato. La maggior parte dei ricordi forti sono legati a delle emozioni, qualcosa di bello, qualcosa di estremamente brutto, di drammatico, che ci è rimasto completamente impresso. E quindi sicuramente le emozioni giocano un ruolo fondamentale nella memorizzazione. Infatti oggi con l'apprendimento, ma poi ci sarà la lezione ad hoc sull'apprendimento, con l'apprendimento si lavora molto su questa questione della caricare a livello emotivo l'esperienza di apprendimento, proprio perché grazie alle emozioni si può imparare maggiormente. Riguarda la memoria, una branca della psicologia che si occupa dell'aspetto della memoria è sicuramente la psicologia della testimonianza. Psicologia della testimonianza che si occupa proprio di come le persone si ricordano un determinato evento, anche per esempio una scena di un crimine o un incidente. Lo studio dei ricordi avviene attraverso la valutazione della validità, quindi se è valido o meno il ricordo, se è attendibile il ricordo e se è accurato, quindi se i dettagli sono giusti. Anche perché ci sono diversi errori che possono insorgere nel ricordo di un evento traumatico, per esempio un incidente o una persona sottoposta ad un trauma, per esempio una persona che
si ritrova con una pistola puntata per una rapina, per un omicidio o altri incidenti di questo tipo. Ci sono diversi errori, vediamo qualcuno. Poi ovviamente la psicologia della testimonianza è molto più ampia rispetto a quella che vediamo qui. Il monitoraggio della fonte, innanzitutto, ricordare un'informazione ma non dove e come è stata acquisita. Vuol dire che una persona si ricorda di un'informazione ma non si ricorda dove ha visto quella persona o dove, per esempio, ha recepito quell'informazione e come. Per esempio, io mi ricordo che quella persona l'ho già vista, ma non mi ricordo dove l'ho vista e in che circostanza. Poi c'è la suggestione post-evento. Io posso essere suggestionabile, per esempio, negli interrogatori, piuttosto che anche dopo un incidente, se vengono formulate le domande in modo errato, quindi suggerendo la risposta, la persona può essere suggestionabile. Per esempio, ha visto un faro rotto? Io con questa domanda sto praticamente mettendo la pulce nell'orecchio alla persona. Invece posso fare una domanda un po' più vaga, che per esempio è: ha visto qualcosa di rotto nella macchina, per esempio in un incidente? Allora in quel caso lì non c'è suggestione, perché io posso essere facilmente suggestionabile visto il livello di stress molto alto dopo un incidente e quindi posso ricordarmi qualcosa che in realtà non è corretto, ma non perché la persona sta mentendo, è perché si ricorda in modo errato, perché sotto stress magari ci ricordiamo di alcune cose e ci dimentichiamo di altre. Ma ci sono anche altri errori, come per esempio la congiunzione mnestica. Allora, è l'unione di due ricordi, che sono spesso uno semantico e l'altro episodico, che danno vita a un ulteriore ricordo non veritiero. Facciamo un esempio. Io mi ricordo di un episodio e che all'interno di questo episodio sono state dette alcune cose, ma in realtà questi due ricordi sono stati mischiati insieme rendendo un nuovo ricordo che non è corretto. Quindi magari io mi ricordo dell'episodio, ma in realtà quelle parole non sono state dette in quell'episodio, ma sono state dette in un altro episodio. E quindi si mischiano dei ricordi. Poi c'è la traslocazione inconscia, cioè il testimone riconosce un volto familiare e lo attribuisce erroneamente all'autore del crimine. Quindi io vedo un volto, mi vengono per esempio mostrate diverse fotografie, vedo un volto, lo riconosco come familiare perché magari l'ho visto passare da qualche parte, piuttosto che mi ricorda qualcuno, e allora dico quello lì è l'autore del crimine, quando in realtà non è corretto. Questa si chiama traslocazione perché proprio io sposto il ricordo in modo inconscio e rischiando di fare veramente dei danni. Ci sono stati dei casi in cui una persona è stata incriminata o quantomeno è stata tacciata per essere l'autore di un crimine quando in realtà non era assolutamente vero. Poi c'è la correzione del passato, cioè i ricordi di eventi passati si costruiscono sulle nostre conoscenze attuali, cioè io cerco di ricordarmi delle cose prendendo e estrapolando dentro il mio cervello le informazioni che ho attualmente e che magari in passato non avevo. Facciamo un esempio di una scena di un crimine. Io vengo interrogato all'inizio e non ho tutte le informazioni. Poi vengo interrogato dopo 15 giorni, quando ho già avuto delle informazioni nuove. Quindi rischio di mischiare i ricordi con le conoscenze che ho in questo momento. Poi c'è sicuramente un errore nella psicologia della testimonianza legato al pregiudizio, che può essere un pregiudizio razziale, religioso. Per esempio, l'autore del crimine è sicuramente quella persona perché ha una determinata etnia o è di una determinata religione. Quindi mi faccio suggestionare da un pregiudizio, legato alla razza, all'etnia, alla religione e via dicendo. E poi c'è anche un effetto interessante che è il cosiddetto effetto arma. Cioè, quando c'è un'arma si tende a fissare più a lungo l'arma, quindi per esempio mi puntano durante una rapina, mi puntano l'arma addosso, io tendo a fissare maggiormente l'arma e fisso meno il volto della persona che mi sta puntando l'arma o le cose che ci stanno intorno. E quindi si possono perdere di vista alcuni dettagli, si possono dimenticare o non ricordare alcune cose della scena proprio perché si è focalizzati sull'arma. Questo si chiama effetto arma.
Ma andiamo oltre. Abbiamo parlato della memoria, abbiamo parlato dell'oblio, quindi del dimenticarsi. Adesso parliamo dell'amnesia. L'amnesia che è proprio un deficit, perché l'oblio è qualcosa di assolutamente normale, naturale. Tutti noi abbiamo una curva dell'oblio, cioè a un certo punto il nostro magazzino, l'abbiamo parlato prima, si deve svuotare, deve fare un po' di manutenzione, di pulizia, e quindi qualcosa viene messo nel cestino. Invece l'amnesia è proprio un deficit, è un deficit, vuol dire che è un problema nel funzionamento della memoria. Quindi vuol dire che io non ricordo parte o tutto un contenuto mnestico, si parla di contenuto mnestico, cioè contenuto della memoria. Vediamo alcuni tipi di amnesia. C'è l'amnesia isterica, che è una forma di oblio patologica, vuol dire che è proprio un disturbo mentale, dove i soggetti sono in preda ad una crisi emotiva. Vuol dire che l'amnesia porta una persona a smettere di essere se stessa temporaneamente, e in quel momento non ci si ricorda nulla, magari non ci si ricorda neanche chi si è. È proprio una forma patologica, perché la persona non è che ha dimenticato quel piccolo dettaglio, ma esce proprio da sé. È una crisi emotiva, l'isteria per l'appunto, che porta a delle dimenticanze, un deficit di funzionamento della memoria. Poi molto famosa è l'amnesia post-traumatica, cioè in seguito ad un trauma, che porta appunto disorientamento, confusione a causa di un evento traumatico, che può essere per esempio un incidente, un terremoto, un episodio molto carico negativamente, che ti porta ad un'amnesia che può essere un'amnesia temporanea da pochi minuti fino a alcune settimane. In alcuni casi l'amnesia, pensiamo per esempio a persone che sono andate in guerra o hanno visto scene o situazioni veramente molto pesanti, che hanno sviluppato un disturbo post-traumatico da stress, possono avere un'amnesia post-traumatica anche per lungo tempo, cioè essersi dimenticati, tra virgolette, o mes aver messo nell'inconscio, nel calderone dell'inconscio, alcuni eventi particolarmente traumatici. Poi vediamo l'amnesia retrograda, che è l'oblio patologico sempre, che tende a protrarsi nel tempo e che impedisce di recuperare il ricordo immediatamente precedente al trauma. Quindi, cosa succede? Che l'amnesia post-traumatica può diventare un'amnesia retrograda nel momento in cui io non riesco a recuperare quella traccia amnestica. Ho avuto quel determinato trauma, me lo sono dimenticato, mi sono dimenticato addirittura che cosa è tutto quello che è successo, e se è una cosa che viene recuperata dopo qualche settimana, si chiama amnesia post-traumatica. Se invece non viene recuperato proprio, si chiama amnesia retrograda, perché rimane del passato. Poi c'è anche l'amnesia per elettroshock, che è diciamo una tipologia rara assolutamente di trattamento con l'elettroshock di alcuni casi di depressione acuta in alcuni stati nel mondo, e che può portare ad una dimenticanza, proprio un'amnesia causata dall'elettroshock. E poi c'è l'amnesia pura, che è un declino intellettuale generale, quindi in questo caso stiamo parlando proprio di un declino generalizzato, un disturbo generalizzato. È un disturbo che viene chiamato consistente della memoria, perché consistente vuol dire che non è dovuto a un trauma, non è dovuto a eventi traumatici o stress o quello che abbiamo visto prima, ma è caratterizzato da questo declino intellettuale generale. E quali sono i deficit? I deficit sono a carico della memoria a lungo termine, la MLT, quindi vuol dire che chi è deficitario è il magazzino grande, il magazzino di stoccaggio grande. L'accoppiamento di coppie di parole, quindi non riesco ad accoppiare le varie parole, la capacità di ripetere una storia, la memorizzazione di elenchi di parole. Invece, attenzione, rimangono integre le capacità legate al magazzino a breve termine, quindi il magazzino a breve termine riesce a prendere in ingresso le parole, la persona riesce comunque a conversare, a parlare anche del proprio passato con dei buchi mnestici, perché ovviamente il magazzino della memoria a lungo termine è compromesso. E poi rimane la memoria semantica, che abbiamo detto che è la memoria legata all'aspetto delle parole.
Vediamo proprio nello specifico alcuni tipi di amnesia pura. Prima di vedere l'amnesia pura, facciamo un approfondimento sull'amnesia semantica, che è la sindrome comportamentale causata da lesioni nella regione inferiore laterale del lobo temporale. Lobo temporale è una parte del cervello che è lesionata, quindi in questo caso abbiamo una lesione cerebrale. E che cosa caratterizza questa lesione? Un'anomia, che è l'incapacità di ricordare i nomi delle cose delle persone, cioè la persona non si ricorda come si chiama questo, non si ricorda come si chiama quella persona, anche se magari la conosce, la conosce da tanto tempo, non si ricorda i nomi. Anomia vuol dire che non mi ricordo i nomi delle cose delle persone. Incapacità di riconoscere i volti noti, quindi io non riesco a riconoscere il volto di quella persona che conosco. Incapacità di scrivere un racconto, perché mancano proprio gli aspetti della parola. Vediamo, amnesia semantica riguarda l'aspetto della parola, del raccontare, della narrazione. C'è però anche un deficit nella memoria di odori, sapori e suoni. E una incapacità nella denominazione di singole parole. Quindi diciamo che a livello semantico, la persona con amnesia semantica ha proprio un problema legato agli aspetti di parola, di narrazione, di riconoscimento anche dei volti. Ecco, poi troviamo l'amnesia dovuta a demenza senile. Allora, le demenze sono delle malattie nelle quali i disturbi della memoria sono al centro, si associano poi al cedimento di altre funzioni mentali. Però la demenza senile, le demenze, perché ci sono diversi tipi di demenze, hanno un grave deterioramento cerebrale del cervello, che si manifesta inizialmente con la perdita della memoria per poi anche coinvolgere altre funzioni mentali, a tal punto da rendere la persona parzialmente o totalmente dipendente da terzi, a seconda ovviamente dello stadio, della gravità, eccetera. Le altre funzioni coinvolte successivamente, quindi la prima cosa che dobbiamo vedere nella demenza senile è un problema di memoria. Successivamente si aggiungono delle aggravanti, delle altre funzioni mentali che diventano deficitarie. L'incapacità di apprendere nuove informazioni, quindi non riesco a imparare nuove cose, un deficit del linguaggio, quindi ho delle difficoltà nel parlare, nell'utilizzare il linguaggio sia in forma orale che scritta, un deficit nell'esecuzione di azioni, quindi alcune azioni che svolgo, che magari svolgevo prima in modo assolutamente normale, adesso non le riesco più a svolgere come prima. Difficoltà nella cognizione spaziale che determina disorientamento, quindi la persona con demenza senile è disorientata, non ha bene l'orientamento spazio-temporale. Modificazioni del comportamento, spesso le persone con demenza senile mostrano anche segni di aggressività, magari una persona assolutamente tranquilla, pacata, improvvisamente inizia a diventare aggressiva o scorbutica. E poi c'è anche un'alterazione del tono dell'umore. Ripeto però che il primo sintomo e segno di demenza senile è sicuramente un deficit della memoria. Successivamente, a seconda dello stadio della gravità, si vanno a compromettere altre funzioni mentali che sono quelle che vi ho menzionato. Come si diagnostica una demenza? Allora, innanzitutto ricordiamo che sono diverse demenze, perché l'Alzheimer, che adesso poi vediamo nel dettaglio, è quella più frequente, ma è una delle tante demenze che ci sono. La diagnosi viene posta in base al DSM-5, che è il manuale diagnostico e statistico di disturbi mentali. C'è una sezione che è proprio la sezione dei disturbi neurocognitivi, che trovate nella playlist, perché ho fatto una playlist ad hoc, che si chiama DSM-5, quindi potete andare proprio a vedervi la video lezione sui disturbi neurocognitivi. Noi qua vediamo alcune cose, però se volete andare a approfondire, sicuramente lì troverete anche tutto l'elenco delle vari segni e sintomi per poter porre una diagnosi di demenza. E ci sono diversi criteri, però come abbiamo detto, il primo, il più importante, è un deficit di memoria ed è per quello che noi in questa lezione sulla memoria non possiamo che parlare, non parlare di demenza.
Allora, vediamo la topografia del danno. Ci sono diverse topografie, vuol dire, ok, dove c'è stato un danno cerebrale, perché abbiamo detto che il danno è a livello cerebrale. Ci sono tre diverse tipologie di danni, di demenze. Le demenze corticali, che riguardano l'aspetto cortileare e corticali superiori, quindi per intenderci la parte esterna, quella un po' dei salsicciotti che vedete. Di solito quando si disegna o si vede un cervello. Le demenze sottocorticali, che quando stanno all'interno, sotto questi salsicciotti, che sono i gangli della base, il talamo, il mesencefalo, che addirittura nel tronco encefalico. E poi le demenze miste, vuol dire che il danno è sia a livello corticale che sottocorticale. Però la cosa più importante da sapere è assolutamente il fatto che le demenze, come si vedono, non da un esame del sangue, ma attraverso un'analisi dettagliata per vedere se c'è un danno dal punto di vista cerebrale. Eziologia. Per eziologia si intende l'origine, la causa. Quindi da dove partono? Ci sono demenze degenerative, cioè che degenerano nel tempo, partono con un lieve deficit di memoria e piano piano degenerano. Poi ci sono delle demenze vascolari con anche le ischemie, quindi dettate, la causa è legata a problemi del cardiovascolari. E poi, quindi magari non passa il sangue, l'ossigeno sufficientemente, come nel caso delle ischemie, che possono provocare delle demenze. E poi ci sono le pseudodemenze, che sono un'ulteriore tipologia e causa. Ecco, il decorso può essere stabile, quindi vuol dire che la malattia non progredisce, reversibile, quindi si torna indietro, vuol dire soprattutto in alcuni casi di demenze dove non c'è un danno cerebrale importante, e poi progressiva. Progressiva vuol dire che abbiamo una demenza che progredisce e peggiora di anno in anno. Vediamo adesso proprio le diverse tipologie di demenze. Ci sono le demenze primarie, la più comune e la più sostanzialmente la più famosa, ma anche la più tipica, ecco, delle demenze è proprio l'Alzheimer. Alzheimer è la malattia di Pick e di Levy. E che non originano da fattori precedenti, quindi non ci sono problemi cardiovascolari, malattie infettive, malattie da priori, cioè non c'è una causa antecedente, nasce, cioè c'è un deterioramento cognitivo dovuto a alcuni fattori che adesso poi vedremo. La prima demenza in assoluto, come vi ho detto, in quanto a numeri, è sicuramente l'Alzheimer, che è anche quella più famosa. Poi ci sono le malattie neurologiche degenerative, quindi è una malattia a carico proprio neurologica, quindi a carico dei neuroni, che è degenerativo, vuol dire che va a peggiorare progressivamente. Il Parkinson è molto famoso e la corea di Huntington. Poi ci sono le demenze secondarie, si chiamano secondarie, non primarie, perché sono collegate ad un altro tipo di malattia, vuol dire che nascono secondariamente ad una prima malattia insorta. Per esempio, le demenze secondarie causate da malattie vascolari, per esempio un'ischemia, non passa sufficiente ossigeno al cervello e quindi dopo un po' arriva una demenza secondaria. Oppure malattie legate al malattie endocrino metaboliche, quindi legate all'attività endocrina e metabolica del nostro organismo, oppure epatiche, quindi del fegato. E ce ne sono tante altre. Le demenze secondarie quindi sono le demenze che seguono un altro tipo di malattia. Qui troviamo la seconda demenza, che è la demenza vascolare. Per numeri, dopo l'Alzheimer c'è la demenza vascolare, quindi colpisce veramente tante persone. Poi ci sono le malattie infettive infiammatorie, in questo caso la colpa, la causa è dettata da un virus oppure un'infiammazione, che sono le meningiti, le encefalite, l'HIV, la sclerosi multipla e altre. Poi ci sono le malattie da prioni, quindi in questo caso la causa sono i prioni, che è la malattia di Creutzfeldt-Jakob.
Gli stati carenziali, come la sindrome di Korsakoff, che è una sindrome tipica delle persone che sono alcolisse o comunque che bevano molto, perché in questo caso c'è una carenza di vitamine del gruppo P e che può causare questa sindrome di Korsakoff. Poi le demenze anche di sostanze tossiche come l'alcol, i metalli pesanti, i farmaci, eccetera, e altri fattori che possono essere i traumi cranici, l'idrocefalo. Quindi, come potete vedere, le demenze sono tantissime. Quella più conosciuta e quella numericamente più consistente è l'Alzheimer, ma ce ne sono tante altre. E proprio per quello vorrei focalizzarmi adesso sull'Alzheimer, che è una compromissione della memoria e dell'apprendimento e in alcuni casi un deficit nelle funzioni esecutive del linguaggio. Vediamo la prevalenza. Allora, ovviamente aumenta con l'aumentare dell'età. Adesso l'età media si è alzata e quindi stanno aumentando i casi di Alzheimer o in generale di demenze. Stiamo parlando di dati degli Stati Uniti forniti dal DSM-5, si parla di 53% tra i 75 e gli 84 anni e il 40% negli over 85. Il decorso, cioè vuol dire come progredisce la malattia. Il decorso è graduale, nel senso che è degenerativo, cioè degenera di anno in anno e porta alla morte, generalmente entro 10 anni dal suo esordio, però poi ovviamente è molto soggettivo. E questo è anche ovviamente dovuto all'età della maggior parte dei pazienti, perché se insorge dopo gli 85 anni, è probabile che la persona possa morire durante quei 10 anni, ma magari non di Alzheimer. Anzi, molto spesso le persone, la degenerazione che porta ovviamente ad un peggioramento delle condizioni generali, anche fisiche del paziente, porta a morte, ma non necessariamente la causa è la demenza di Alzheimer. Quali sono i fattori di rischio? Beh, sicuramente i fattori ambientali, cioè persone che hanno avuto un trauma cranico sono sicuramente più a rischio. E fattori genetici, cioè se sono predisposto, e fisiologici, per esempio le persone con sindrome di Down sviluppano la malattia se superano la mezza età, quindi oltre i 50 anni tendenzialmente le persone con sindrome di Down sviluppano l'Alzheimer. Vediamo un po' di andare un po' più a fondo su questa patologia, che è a livello macroscopico, quindi a livello macro del cervello e poi microscopico. Macro vuol dire guardiamo il cervello com'è in toto. Ecco, la cosa che si vede subito è che il cervello diminuisce di dimensioni, di volumi. Diminuisce, come potete vedere da questa immagine, questo è un cervello sano, partiamo dal cervello sano, vedete che la grandezza di un cervello sano, e questo è un cervello di persona con Alzheimer in stadio avanzato. Vedete che è stato mangiato il cervello, diminuito in volume, si chiama atrofia corticale, perché corticale, ricordatevi i salsicciotti del nostro cervello, che sono la parte più esterna, che sono stati smangiucchiati, che può essere globale, quindi diciamo un'atrofia molto forte, o parziale. E poi c'è un allargamento dei solchi perché i nostri salsicciotti hanno delle fessure, i solchi, le circonvoluzioni, cioè le fessurine tra un salsicciotto e l'altro. Uso dei termini poco tecnici, però mi serve proprio per spiegarvi bene questi termini tecnici. Ecco, questi spazi tra i vari salsicciotti aumentano perché ovviamente diminuisce il volume. Quindi c'è a livello macroscopico un'atrofia corticale. Eccola qua, vedete? Qua si vede molto bene i vari salsicciotti con le circonvoluzioni perché devono ovviamente stare dentro la scatola cranica, no? Vedete tutti questi spazi. Vedete che qua nel cervello con Alzheimer sono spazi molto più grandi perché ovviamente il volume cerebrale diminuisce per atrofia. E qua vedete un'altra immagine con uno stadio iniziale di Alzheimer fino ad arrivare allo stadio finale. Adesso andiamo a vedere a livello microscopico, quindi non andiamo più a vedere l'aspetto generale del cervello, ma andiamo dentro a vedere cosa fanno i neuroni, co come si comportano e troviamo quattro diverse problematiche.
il disfacimento e la morte neuronale, le placche senili, la degenerazione neurofibrillare e l'angiopatia congofila. Allora, quella più importante è il disfacimento e la morte neuronale, che si collega ovviamente a quello che abbiamo detto poco fa. Perché? Cosa succede? Abbiamo detto che il cervello diminuisce di volume. Allora, lo studente eccellente mi farebbe questa domanda. Perché diminuisce di volume? Diminuisce di volume perché i neuroni muoiono. Si disfano, muoiono. E c'è questa morte neuronale. Vediamo qua dall'immagine, infatti, piano piano, questo è un cervello normale e poi piano piano inizia a perdere il volume, a morire, ad avere una perdita di neuroni. Quindi questo è il disfacimento e la morte neuronale. Questo è il primo motivo per cui il volume c'ha un'atrofia. Poi abbiamo le placche senili, che sono formazioni extracellulari, costituiti da una parte centrale dove è depositata la proteina amiloide. Eccoli qua. Quindi praticamente queste formazioni sono in più aggiuntive e c'è questa amiloide che non dovrebbe esserci sostanzialmente. E da una periferica dove sono raccolti dendriti, detriti neuronali. Quindi ci sono queste placche. Le placche sono qualcosa in più. Poi c'è la degenerazione neurofibrillare, che è un accumulo di filamenti anomali elicoidali all'interno delle cellule nervose, quindi c'è qualcosa in più. Però la sostanza è che la prima cosa è che muoiono i neuroni. Infine c'è l'angiopatia congofica, che è il risultato del deposito della proteina amiloide di cui abbiamo parlato prima sulle pareti dei vasi sanguigni. Però ecco, diciamo che la cosa veramente più importante in assoluto è parlare di atrofia corticale e di morte neuronale a livello microscopico. Quali sono gli stadi? Diciamo che possiamo parlare di tre diversi stadi, periodi. Il primo periodo è la prevalenza della sintomatologia neuropsicologica. Che cosa significa? Innanzitutto il primo stadio vede una degenerazione, una compromissione delle funzioni mnestiche, quindi la persona ha dei deficit di memoria. Poi possono comparire anche sintomi neurologici più gravi, come per esempio le paresi. E infine l'ultimo periodo, che è il periodo che è anche chiamato internistico, dove prevalgono delle complicanze mediche importanti, con uno stato cachettico che caratterizza, diciamo, il paziente nell'ultimo periodo di vita, con magrezza, persona pallida, languida, e spesso non si muore in sé per l'Alzheimer, ma per delle complicanze polmonari, perché la persona piano piano va a peggiorare la propria condizione fisica, psicofisica. E vediamo che cosa a livello di disturbi della memoria viene intaccata nell'Alzheimer. Innanzitutto la memoria episodica anterograda, quindi che cosa ho fatto qualche tempo fa, cosa ho mangiato a pranzo, non me lo ricordo. Episodica, quindi un episodio che è successo anterogrado, vuol dire prima. Memoria prospettica, quindi verso il futuro. Ho un appuntamento domani, non me lo ricordo. Oppure ho spento il gas, questo è anterogrado, ho spento il gas 10 minuti fa, non me lo ricordo. Avevo in agenda questa cosa, ma non me la ricordo più. Ecco, questa è legata proprio alla prospettica. Poi c'è anche un deficit nella retrograda, quindi tempo addietro. Quando è nato mio figlio? Boh, non me lo ricordo neanche più. E la memoria semantica, come si chiama quella cosa, come si chiama quella persona, eccetera. Ecco, troviamo anche una titubanza cognitiva, cioè un comportamento imbarazzato, cioè la persona con l'Alzheimer è spesso una persona imbarazzata, è titubante, non sa bene come rispondere perché è disorientata. Delle volte si vede proprio questo forte disorientamento perché non si ricorda le cose. Però attenzione che la memoria che viene preservata nell'Alzheimer è la memoria procedurale, cioè si è visto che vengono compromesse
tutte le altre memorie, quindi la memoria anterograda, retrograda, prospettica, semantica, poi lo vediamo anche qui, ci sono un sacco di disturbi del linguaggio, ma la memoria procedurale, quindi le procedure, che può voler dire il nuotare, il fare delle cose che ho di cui ho imparato la procedura, quindi guidare, andare in bicicletta, eccetera, me li ricordo. Mi ricordo che ci sono delle marce che vanno inserite, che c'è la prima, che c'è la seconda, che c'è la terza, eccetera. Questa viene mantenuta, quindi è una memoria procedurale che viene mantenuta. Infatti, nel trattamento spesso dell'Alzheimer si lavora molto su questa memoria che è mantenuta, quindi su dei compiti che sono interiorizzati e che la persona si ricorda. Poi ci sono, come abbiamo detto, dei disturbi del linguaggio, difficoltà nella concentrazione, un linguaggio impoverito, quindi si ha sempre meno capacità di dialogare in modo argomentare, le anomie, quindi non mi ricordo nomi di cose, volti, eccetera, uso di frasi fatte, quindi le persone tendono a ripetere sempre la stessa cosa, deficit nella comprensione linguistica, disturbi del linguaggio scritto e disturbi della lettura, quindi c'è comunque un deficit del linguaggio. Poi ovviamente dipende dalla gravità dello stadio in cui si è. Allora, volevo giusto per fare anche un po' di prevenzione sottolineare che esiste questa demenza legata ad un consumo eccessivo di alcol, che è la demenza di Korsakoff, di cui abbiamo parlato quando abbiamo fatto l'elenco delle diverse demenze. Ed è causata proprio da una carenza nutrizionale delle vitamine del gruppo B, perché l'alcol praticamente ciuccia via, si porta via l'assorbimento della vitamina. E quindi i danni sono legati alla memoria, alla pianificazione, all'organizzazione, alle decisioni e ovviamente la prevenzione è smettere di bere alcol. Con questo non vuol dire il bicchiere di vino o la birra ogni tanto, ma il consumo, ahimè, sempre più frequente e sempre più frequente anche tra i giovani di alcol veramente può portare a questa demenza. Tra l'altro l'insorgenza è anche in giovane età, la demenza di Korsakoff, che è proprio la tipica demenza di chi consuma in modo eccessivo l'alcol. Quindi pensateci bene. Bene, allora io ho finito questa lunghissima video lezione sulla memoria, spero che vi sia piaciuto, ovviamente ci sono tante cose da approfondire, però spero di avervi dato un po' un quadro di insieme su questo incredibile, questa capacità che abbiamo di memorizzare le cose, di imparare, di essere, noi siamo quello che siamo proprio grazie alla memoria. E vi aspetto anche sui miei canali, cliccate la campanella, iscrivetevi, cliccate la campanella per essere sempre aggiornati sui video che posto e poi vi aspetto anche sugli altri miei social. A presto!